Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e Phil Rugby che vi parla. Finalmente questo weekend iniziano i test match estivi, quelli veri, cioè quelli tra le squadre più forti, più blasonate, più vincenti, più importanti, più famosi del mondo. E ci saranno ben 1, 2, 3, 4, 5, 5 sfide, più la sfida dell'Italia contro la Romania. Allora, partiamo con ovviamente la sfida tra Romania e Italia, perché si gioca domani, venerdì, alle ore 20, visibile su Sky Sport Action, quindi solo esclusivamente su Sky e su Now TV, che potreste acquistare con, mi sembra, 10 euro su Now TV e vedere la partita. Allora, giochiamo a Bucarest, quindi fuori casa, e vado a Bucarest a vedere per fare video reportage. Sono andato anche a Portogallo a vedere Portogallo-Italia a Lisbona. Ho fatto un video, un vlog che l'ho caricato più o meno qualche giorno fa. Se non siete andati ancora a vedere, andate a vedere. E farò un altro videovlog quando vado a Bucarest per vedere la partita Romania-Italia. Allora, Crolley ieri ha diramato la formazione, quella ufficiale che andrà a sfidare la Romania. Andrà a sfidare la Romania fuori casa. Ci sono tanti cambi rispetto alla sfida contro il Portogallo. Allora, sicuramente ha messo una formazione in campo più esperta, perché la formazione contro il Portogallo si era sperimentale. Infatti, si è vista, hanno preso un po' la partita sotto gamba e sappiamo tutti come è andata a finire. Abbiamo vinto, però che sudata. Allora, Crowley ha schierato questa formazione. Numero 15, Ange Capuozzo, ormai titolare inamovibile in estremo. Padovani con numero 14 in assenza di Lamaro, è lui il capitano di questa nazionale. Padovani numero 14. I due centri Meroncello e Zanon, ragazzi, quindi che vanno a sostituire Marin e Brex. E con numero 11 Pierre Bruno. Lo ritroviamo Pierre Bruno dopo l'ultima sfida contro la Scozia nel Sei Nazioni. Oh, finalmente con numero 10 Tommaso Allan. Ragazzi, da quant'è che non torna in nazionale Tommaso Allan? Da tantissimo, finalmente è tornato, anche perché in questa sfida sarà cruciale, perché secondo me questa sfida si deciderà con i calci piazzati. Darren ha fatto una buonissima performance contro il Portogallo, ha sbagliato qualche calcio piazzato. E Allan, pensate che è il terzo miglior realizzatore della storia italiana di questa nazionale di rugby. Quindi Allan sarà fondamentale con i suoi calci a inquadrare bene i pali, perché secondo me questa sfida la si deciderà con i calci piazzati. Attenzione, con numero 9 Alessandro Garbisi, prima partita da titolare per lui nella nazionale maggiore. Alessandro Garbisi gioca nel Benetton, ha giocato uno strepitoso Sei Nazioni quest'anno con l'Under 20, è per questo che gli è valsa la convocazione in questa nazionale. Quindi in bocca al lupo ad Alessandro Garbisi, prima titolare e prima anche caps in questa nazionale maggiore. Terza linea tutta nuova rispetto a quella del Portogallo. Ritorna Alafi, Giuliani e Federico Ruzza. Sì, Federico Ruzza di solito gioca a seconda linea, però Crowley, questa partita sarà molto fisica, si giocherà molto sui punti di incontro, quindi abbiamo una terza linea molto molto fisica. Infatti Ruzza va a sostituire benissimo Pettinelli, e Ruzza che è sempre stato il migliore in campo nelle ultime partite dell'Italia. Come seconda linea Fuser Cannone e prima linea Ferrari di nuovo, Ferrari che non ha giocato benissimo contro il Portogallo, però Crowley gli vuole dare un'altra possibilità. Lucchesi è anche Lucchesi uno dei migliori di sempre di questa nazionale. E infine Ivan Nemer pilone sinistro, e Ivan Nemer va a sostituire Fischetti. Vediamo se riesce a sostituirlo, sarà difficilissimo sostituire uno come Danilo Fischetti, che è insostituibile, però Ivan Nemer è forte, è fortissimo e sicuramente farà bene. Allora, la Romania è galvanizzata, perché questi pochi giorni fa è arrivata l'ufficialità che parteciperà alla Rugby World Cup 2023 in Francia grazie all'esclusione della Spagna. Quindi la Romania è qualificata direttamente nel girone B con Sudafrica, Scozia e Irlanda, e poi la vincitrice del ripescaggio.
Quindi la Romania vorrà far vedere che questo è un grandissimo test match per testare appunto il suo gioco, le sue potenzialità per la prossimo mondiale che si terrà in Francia nel 2023. Mentre l'Italia l'unico obiettivo è vincere, perché se vinciamo contro la Romania e se vinciamo contro la Georgia tra 2 settimane, sorpassiamo nel ranking sia Samoa sia la Georgia, quindi faremo un balzo in avanti. Dal 14esimo posto andremo al 12esimo posto nel ranking mondiale. Quindi questa non è da sottovalutare come la partita contro il Portogallo, bisogna vincere per forza. Quindi sempre forza Italia. Ragazzi, eccoci qua di nuovo, ho cambiato maglietta, ho cambiato pallone perché adesso passiamo alla sfida Giappone-Francia. Giappone-Francia, così come All Blacks Irlanda, Wallabies Inghilterra, Springboks Wales, Galles, Argentina e Scozia. Questi, diciamo, sono i test match estivi, in quanto ci saranno 3 test match per ogni squadra. Quindi, questo sarà il primo test match tra le due squadre. Si parte con Giappone-Francia. Si giocherà alle 8, visibile in streaming su TV5 Monde Europe. Penso che sia un sito francese, comunque è gratis. Allora, ragazzi, ho dato un'occhiata alle due formazioni. Quella della Francia praticamente è la seconda terza squadra in campo, perché ci sono pochi titolari, c'è solo Jaminet, fresco fresco acquisto del Tolosa, che si contenderà il posto con Capozzo appunto al Tolosa. Poi di titolare ritorna Olivon, capitano di questa squadra. E poi abbiamo che ritorna anche Jalibert come mediano d'apertura, e poi Dupont sarà assente perché appunto Galtea ha detto che vuole farlo riposare, e ci mancherebbe altro. Ha giocato tutta la stagione, ogni partita, ogni minuto, quindi è giusto farlo riposare. Quindi, ragazzi, la Francia è una formazione del tutto sperimentale, ci sono solo 2 o 3 titolari. Mentre il Giappone, anche il Giappone non ci sono tantissimi titolari, però comunque il Giappone è arrivato già con qualche test match tra le gambe, in quanto 2 settimane fa e 1 settimana fa ha fatto un doppio test match contro l'Uruguay. Il primo ha vinto 36 più o meno a 15 e il terzo, pensate, 43 a 7. Sì, contro l'Uruguay, che noi abbiamo che l'Italia ha fatto molto fatica a vincere a ottobre, solo 17 a 10, e il Giappone ha vinto 43 a 7 contro questo Uruguay. Quindi il Giappone gioca in casa questi 3 test match, gioca in casa, vuole vincere contro la Francia, ma sarà non difficile di più, perché adesso la Francia è la squadra più forte al mondo in questo momento, e sicuramente la favorita la Francia. Però, visto che ha messo una formazione un po' sperimentale, vediamo se riesce a carburare bene. Ma il Giappone sappiamo che non si arrende mai, sarà una grandissima, grandissima, grandissima sfida. Ragazzi, adesso passiamo a All Blacks Irlanda, forse la sfida più bella di tutte. Si giocherà alle 9, sabato alle 9, tutte sabato, scusate, prima l'ho detto, sa tutte sabato. All Blacks Irlanda si giocherà alle 9, visibile su Sky Sport Arena. Allora, ragazzi, questa è sicuramente la sfida più bella di tutte le 6 sfide, perché l'Irlanda, vi ricordate che a ottobre, nel test match, nella Latin Series di ottobre, ha vinto 29-20 contro gli All Blacks a Dublino, alla Viva Stadium. Adesso gli All Blacks, secondo me, vogliono picchiare giù duro per vendicarsi di questa loro sconfitta. Allora, infatti, ho visto la formazione. È praticamente la formazione titolarissima. Innanzitutto ci sono la seconda linea più forte del mondo, c'è Whitelaw che è Retallick, poi ci sono i 3 fratelli Barrett, poi c'è Aaron Smith. Ragazzi, Aaron Smith ritrova la titolarità, e poi abbiamo Reco Ioane, eccetera, eccetera. Praticamente la formazione titolare, e questa formazione, secondo me, gliene dà tante, ma tante, ma tante all'Irlanda, ragazzi. Anche l'Irlanda risponde con Sexton, risponde con Anshab, risponde con Ringrose, risponde con Keenan, eccetera, eccetera. C'è anche l'Irlanda, la formazione titolare. Però, ragazzi, si gioca in Nuova Zelanda, si gioca a casa degli All Blacks.
vogliono vendicarsi di questa loro sconfitta di ottobre. Quindi, secondo me, ragazzi, gli All Blacks vinceranno non di tanto, di più. Insomma, mi spiace per l'Irlanda, però, ragazzi, gli All Blacks li conosciamo. Perdono una partita, le altre 10 vincono di tanto. Quindi, ragazzi, sarà una sfida bellissima. All Blacks Irlanda, il mio pronostico, vinceranno gli All Blacks. È tempo di Wallabies England in Australia e Inghilterra. Allora, ragazzi, questa è una bella sfida, sì, perché l'Australia ritorna finalmente Quade Cooper. Come vediamo d'apertura, ritroviamo Quade Cooper. Oh, io vi dico già che se gioca Quade Cooper, l'Australia vincerà. Sapete perché? Perché Quade Cooper, quando gioca, la percentuale di vittoria dell'Australia è pari al 100%. L'anno scorso ha giocato 5 partite con i Wallabies. Le due quattro partite del Rugby Championship contro Sudafrica 2 volte, contro Argentina 2 volte, ha vinto l'Australia, ha vinto tutte e 4 le volte, e contro il Giappone, con Quade Cooper in campo, e ha vinto ancora l'Australia. Mentre non c'era Quade Cooper, ma c'era l'Olesio, l'Australia ha perso tutte le partite. Quindi, ragazzi, Quade Cooper è l'anima di questa squadra. Gioca anche Michael Hooper, Samu Kerevi, Tom Banks, diciamo gente importante. E secondo me l'Australia vincerà questo primo test match. Anche l'Inghilterra, sinceramente, non ho visto la formazione dell'Inghilterra perché mi sa che non è ancora uscita, però penso che. Ah no, no, sì, è uscita, scusate, è uscita la formazione dell'Inghilterra, capitano Courtney Lopes, poi ci sarà Tom Curry, poi ci sarà Itoje, Marcus Smith, Owen Farrell che gioca come numero 12, trequarti centro. E ragazzi, però questo primo test match secondo me lo vince l'Australia, anche perché a ottobre si è giocato a Twickenham, Inghilterra-Australia, ha vinto l'Inghilterra e i Wallabies, come gli All Blacks, non è che perdono 2 partite di fila. Vincerà l'Australia questo primo test match. Non sono sicuro, ma penso proprio sì, solo perché c'è in campo il grande Quade Cooper. Ragazzi, il penultimo test match sarà Springboks-Wales, Sudafrica contro Galles. Allora, ragazzi, qua non ci dovrebbe essere storia. I campioni del mondo giocano contro questo Galles, che questo Galles, ragazzi, non è più il Galles di una volta. Questo Galles che è reduce dalla sconfitta dell'Italia con l'Italia nelle Sei Nazioni 22-21. Ho visto la formazione, ragazzi, cioè di titolare c'è Dan Biggar, c'è Zammit, c'è Liam Williams, poi gli altri. Penso che sono tutti riserve, cioè non è una formazione forte quella del Galles, mentre il Sudafrica risponde col Colbe che ritrova la maglia del Sudafrica. Colbe, c'è cioè Mapimpi, c'è cioè, Lukani Noem, c'è cioè The Jagger, Esbeth, ma c'è cioè una formazione praticamente che ha vinto contro l'Inghilterra nella Coppa del Mondo. Quindi, ragazzi, secondo me non ci dovrebbe essere storia, però questa partita sarà una partita un po' tirata. Non si deciderà con tanti punti, non ci saranno tanti punti. Secondo me, come a ottobre, la partita che si giocò al Millennium Stadium finì 23-18 per gli Springboks, ma solo Mapimpi, ci fu solo una meta di Mapimpi. Quindi, anche secondo me, questa volta ci saranno poche mete. La partita finirà con pochi punti perché la Sudafrica ha un gioco non tanto offensivo ma più difensivo. Il Galles alla fine si difende molto bene. Quindi, partita vincerà gli Springboks, ma con un basso punteggio. Ragazzi, l'ultima partita: Pumas contro Scotland, Argentina contro Scozia. L'ultima partita di sabato si giocherà alle 21:10. In diretta sempre su Sky Sport Arena. Allora, ragazzi, questa partita è forse la più equilibrata tra le tutte, perché sono più o meno allo stesso livello. La Scozia è, mi sembra, settima nel ranking, i Pumas sono ottavi, quindi sono lì lì. Le formazioni non sono ancora uscite, però comunque tra le due io dovrei dare una favorita, secondo me è la Scozia. La Scozia, perché sappiamo, la Scozia adesso è tra le top appunto 7 squadre al mondo. L'Argentina comunque è lì dietro la Scozia. E
Però adesso in questo momento la Scozia è più in forma dell'Argentina. L'Argentina l'anno scorso, vi ricordate, non è che ha fatto una bellissima, bellissima stagione. Nel Rugby Championship l'ha perse tutte, nei test match ha vinto contro l'Italia, poi ha vinto contro la Romania di poco, 24-17 solamente, poi ha perso contro l'Irlanda 53-7, ragazzi. L'Argentina, è vero che è passato ormai, quanto sono passati? 6 mesi sono passati, 6-7 mesi. Spero che l'Argentina sia ripresa mentalmente anche perché deve tornare a essere la squadra forte, una tra le migliori al mondo. E la Scozia picchia giù duro, ragazzi. La Scozia tra poco entrerà nella top 5 del rugby, lo spero per loro. Quindi ragazzi, allora, queste sono tutte le partite tra venerdì, Romania-Italia, e queste tutte sabato. Allora, pronostico, Romania-Italia. Vinciamo noi ragazzi, vince l'Italia non di tanto, la gara si deciderà con i calci piazzati, quindi Allan dovrà essere fondamentale. Giappone, Francia, vince la Francia, non dico tranquillamente perché no, perché il Giappone è forte e la Francia ha una seconda, terza squadra in campo, però vincerà la Francia. All Blacks, Irlanda, vinceranno gli All Blacks di tanto. Wallabies, Inghilterra, vincerà l'Australia. Grazie a Quade Cooper, grazie ai calci piazzati di Quade Cooper, anche alle mete di Quade Cooper. Springboks, Wales, Galles vincerà il Sudafrica, non di tanto, ma vincerà il Sudafrica, sarà un punteggio basso. Argentina, Scozia vincerà la Scozia di 10 punti, di 10 punti, dai. E niente, ragazzi, queste sono tutte le partite. Poi quando si giocheranno. E niente ragazzi, queste sono le partite e sempre viva il rugby, sarà un weekend di puro rugby mondiale, internazionale. Per oggi è tutto ragazzi, alla prossima.